Per il settore agricolo momento difficile, congiuntura eufemisticamente tutt'altro che propizia, inflazione, caro gasolio, costi alle stelle e ricavi diminuiscono. Il punto debole della filiera è sempre il produttore. Stamane la CIA Abruzzo, Confederazione Italiana Agricoltori, ha focalizzato con decisione i vari problemi, le tante criticità, chiedendo alla politica interventi immediati. Il direttore regionale Mariano Nozzi. Quali sono le vostre proposte? Noi abbiamo voluto questo incontro con i candidati proprio perché richiediamo una maggiore attenzione per il settore, un'attenzione che attualmente è necessaria rispetto alla crisi attuale, sia per quanto riguarda l'inflazione, sia per quanto riguarda il caro gasolio. Alcune cose abbiamo ottenute, ma non basta. Le nostre aziende stanno soffrendo, i prezzi aumentano, ma il punto debole della filiera è sempre il produttore che non vede salire in maniera percentuale adeguata quella che è la propria remunerazione rispetto ai costi di produzione che ormai sono arrivati alle stelle. Purtroppo constatiamo che non sempre i politici dedicano la dovuta attenzione al nostro settore. È importante che ci sia questa attenzione, soprattutto perché il settore può essere importante anche rispetto ad alcune evoluzioni strategiche. Se penso all'energia, penso per esempio a quanto le nostre imprese potrebbero contribuire in termini di produzione con il fotovoltaico o con altri mezzi di produzione. Qual è il settore che in questo momento sta soffrendo di più? Se c'è un settore che attualmente sta soffrendo in maniera molto, ma molto forte, è il settore zootecnico. Questo non significa che gli altri, anche perché assistiamo ad un crollo del valore del prezzo del vino dai circa 7 euro ai 4,50 euro attuali, c'è bisogno di interventi immediati, interventi strategici, regionali e nazionali.